Non voglio essere troppo cattivo, anche perché da tanti anni difendo le istanze degli insegnanti e i loro diritti, la loro dignità, di fronte a un sistema che li ha pian piano privati sempre più, progressivamente sempre più della loro, appunto, del loro prestigio, screditandoli, facendoli passare per ignoranti, fannulloni, eccetera, mentre sono senz'altro molti quelli che si impegnano ogni giorno nelle aule delle scuole del nostro paese. Ma purtroppo, così per quella che è la mia esperienza, e soprattutto oltre alla mia, avendo girato decine di scuole, ma nei miei 20, 28 anni di insegnamento, oltre a questo dico anche per quella che è la mia esperienza relativamente alle comunicazioni che continuo a ricevere da studenti e colleghi di tutta Italia, mi sento di poter dire che gli insegnanti spesso sono o troppo lassisti e quindi lasciano la classe un po' abbandonata a se stessa, nel senso che non stanno troppo a insistere sulla condotta, sulla disciplina, si preoccupano poco della classe, cercano meno grane possibile, cercano di evitare note o voti troppo bassi, e in questo modo si garantiscono una certa serenità anche nei rapporti con i genitori e le famiglie, oppure sono quelli che ci tengono, che sono severi, spesso anche un po' troppo autoritari, parliamo di insegnanti che ricorrono spesso a strumenti per cercare di mantenere l'ordine e la disciplina in classe. Ecco però, di questo secondo gruppo, che senza dubbio è quello più meritevole, fanno parte soprattutto insegnanti che ricorrono a note, minacce, intimazioni, trasmettendo sempre più o meno la stessa idea. Quello che conta è sottomettersi, quello che conta è che uno studente, se vuole avere dei buoni risultati, debba stare zitto, non debba esprimere il proprio parere, non debba replicare a quanto stabilito o sostenuto dall'insegnante, e pena appunto note, sanzioni disciplinari, sospensioni e cose varie, o quantomeno umiliazioni in classe davanti a tutti gli altri. Solo pochi sanno mantenere l'ordine, tenendoci particolarmente, ma considerandolo anch'esso un mezzo, perché l'ordine è comunque un qualcosa che non può essere un fine, ma un mezzo che viene utilizzato per poter, come si può dire, fare bene il proprio lavoro e ottenere il risultato che si vuole effettivamente ottenere. E qual è questo risultato? Non è senz'altro quello di lasciare i ragazzi abbandonati a loro stessi e incapaci quindi di controllarsi. Non è nemmeno quello di crescerli spaventati e sottomessi a qualsiasi forma di autorità, perché l'unico vero obiettivo è quello di tirar su persone libere, critiche, capaci di pensare con la propria testa, interessate, appassionate, vive insomma. Ecco, soltanto quindi una piccola parte di questo secondo gruppo che molto tiene all'ordine in classe e che se ne fa un vanto, è costituita da i veri maestri, i veri insegnanti, che sono quelli che invece di minacciare interessano, coinvolgono, appassionano. Un insegnante che si rispetti, un vero maestro, è colui che conosce bene i suoi alunni, che in qualche maniera li spia pure, cerca di comprendere con attenzione gli interessi dei singoli alunni, o anche i problemi familiari dei singoli alunni, o comunque le passioni, le problematiche, le idee, e tra virgolette fa leva su tutto questo materiale che accumula per suscitare interesse. Se io so che un'alunna che in quel momento è particolarmente disinteressata o distratta alla passione per i cavalli, se riesco durante una spiegazione di una certa teoria di Platone, per dire, a fare un esempio che abbia a che fare con l'equitazione, automaticamente mi rendo conto che la ragazza si gira e smette di distrarsi e si concentra, perché faccio leva su un argomento che le interessa, schiaccio, premo un bottone che è particolarmente efficace per lei.
Lo stesso vale nel momento in cui io mi rendo conto e so che un certo alunno ha qualche problema familiare, magari perché è venuto a confidarmelo, e quando spiego certe cose cerco moderatamente e in modo molto riservato di far riferimento a problemi di quel tipo e vedrò subito il suo interesse accendersi. In generale, quello che l'insegnante deve fare è suscitare l'interesse che permetta ad ognuno, ad ogni ragazzo, di trovare ciò che dentro di sé è particolarmente vivo e quell'interesse, quell'inclinazione, quella passione, quel talento che nessuno di noi insegnanti è in grado di inserire e che nessun insegnamento, nessuna nozione, nessun contenuto può aiutare a far nascere. Quello che noi dobbiamo fare non è produrre qualcosa di concreto. Quello che l'insegnante deve fare è semplicemente risvegliare ciò che negli alunni è già presente. Noi non mettiamo niente dentro di loro, ma noi riusciamo a lasciare un segno fortissimo in loro soltanto se sappiamo risvegliare quello che dentro di loro dorme e che la società unidirezionale, così massificante, la famiglia così spesso poco attenta e magari soltanto interessata ai risultati esteriori del proprio figliolo, seppelliscono dentro un inconscio, dentro la dimensione inconscia del bambino e del ragazzo, non permettendo così allo studente di esprimersi. Siamo in una società e siamo in un tempo in cui ciò che conta non è sicuramente quello che sia dentro, ma il risultato esteriore. E quindi si fa di tutto per soffocare questa voce dentro i ragazzi e dentro tutti gli individui che continua a chiederci di seguire la nostra strada e di ascoltare il nostro cuore. Questa voce viene costantemente soffocata in nome della convenienza esteriore, dei soldi, dello stipendio futuro, del lavoro migliore per potersi poi comprare la villa o la piscina. Ecco, non è questo che un insegnante vero sa fare. Un insegnante vero non fa altro che risvegliare ciò che ogni ragazzo ha dentro di sé, ma che non ha il coraggio di rendere consapevole a se stesso.